Ciao ragazzi, sono Super Seba, fratelli e sorelle Bianconeri. Buon pomeriggio a tutti. E allora, altra vittoria fatta e altri 3 punti portati a casa, che questo ci servirà assolutamente per rimanere tra le prime 4 e ottenendo altri 3 punti dopo essere stati fermi e reduci dalla sosta delle nazionali in cui ha giocato l'Italia in 2 partite. Allora, primo tempo scintillante con Vlahovic e Chiesa che in 3 partite hanno ancora fatto gol. E qua abbiamo due pilastri importanti nella zona d'attacco per come abbiamo saputo reagire nel secondo tempo e per come siamo partiti veramente molto forti e per come ha giocato la squadra. Sono comunque contento del risultato e che questi 3 punti siano che ci possono permettere di andare avanti, rimanere tra le prime 4, ma vedremo se ci qualifichiamo in Champions come secondi, terzi o quarti, oppure ritornare tra le candidate per la vittoria del campionato dello scudetto, ma qua ancora non è, meglio che ancora non ne parliamo. Per ora, per il momento, siamo alle prime giornate e questa è la quarta, però come abbiamo saputo reagire contro la Lazio, la giudichiamo lo stesso come vittoria. E va bene così. Allora, secondo tempo, a parte il gol preso dalla Lazio, che non ci ha fatto demoralizzare, ma noi abbiamo saputo reagire con Vlahovic, che poi ha fatto doppietta. E è stata comunque bella l'esultanza di Susan, che quando poi ha fatto il 3-1 è andato sotto la curva Sud, più che uno stadio così pieno all'Allianz Stadium non c'è mai stato. Era talmente pieno di gente e perché è tutto slowdown. Comunque non sono andato allo stadio, se ve lo sto dicendo, ero qua qui a casa a vedermi la partita per motivi di impegni che ho avuto stamattina. E quindi 3 punti portati a casa e questa volta ce li siamo conquistati. E l'importante è di aver fatto bene anche nel primo e nel secondo tempo. E la giustifichiamo così, ma per ora bene così. E andiamo a più in classifica, a parte il derby Inter Milan che giocheranno tra poco. E vediamo come andrà a finire il derby di Milano. E quindi va bene così, ragazzi. Ottima vittoria anche stavolta. Nel periodo di sabato, nel weekend. Se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, qua lo spesso è tutto e noi ci vediamo al prossimo video e stasera live su FIFA 23 con tutta la Coppa Italia Freccia Rossa con la Fiorentina, quindi ciao ragazzi e ciao alla prossima.